Buongiorno, benvenuti a Bel Tempo Si Spera. Buongiorno Antonella Ventre. Buongiorno Lucia, buongiorno a tutti. E buongiorno, benvenuto a Don Gaetano Corbasce, rettore del seminario diocesano di Bisceglie, che oggi è una guida speciale, Don Gaetano, in un luogo che poi impareremo ad amare dopo aver visto di che cosa stiamo parlando. Innanzitutto Mese Mariano, il mese della Madonna, e perché non fare un'incursione in una città mariana come quella di Barletta? Cosa succede? Perché una città si consacra alla Madonna e diventa una città mariana? È un mese particolare, lo sappiamo tutti, quello di maggio. Parliamo del mese di maggio, arriva subito il nostro pensiero alla Madonna, la mamma di Gesù, che ci fa vivere bene la fine del tempo di Pasqua e ci aiuta a vivere i giorni quotidiani. Quindi il mese di maggio si colloca a metà tra il tempo di Pasqua e il tempo ordinario, il tempo della vita quotidiana. E a Barletta succede qualcosa di straordinario, perché questo mese mariano viene vissuto in compagnia di Maria, totalmente. In compagnia per cui di Maria. L'icona della Madonna dello Sterpeto, che sarebbe il titolo con il quale la Vergine Maria viene invocata a Barletta, viene portata dal santuario in campagna nella cattedrale. Don Gaetano, la Madonna dello Sterpeto è la vostra Madonna. Qual è il legame che unisce la tua città a questa effigie miracolosa? Potremmo dire che è un legame quasi di sangue. Quando uno dice io ho una parentela di sangue con una persona, significa dire che nel DNA c'è qualcosa che ci lega. Ebbene, potremmo dire che nel DNA della città di Barletta c'è qualcosa che lega in maniera indissolubile appunto la città con la Vergine Maria, per cui tutti potremmo dire, non solo i credenti, coloro che vivono la vita ecclesiale, ma anche quelli che sono un po' distanti, in un certo qual modo si riconoscono in quella immagine e sicuramente almeno una volta al mese sono passati a venerarla, anche se non sono dei ferventi credenti. Il mese mariano a Barletta è qualcosa di speciale. Le chiese sono aperte, c'è una devozione di fede che non è però la devozione popolare, c'è un cercare quel volto della Madonna e un ritrovarlo in quella effigie o comunque in queste chiese che tengono sempre aperta la porta. E infatti c'è la tradizione di dire di fare il mese di maggio. In cosa consiste questo? Significa andare alla messa tutti i giorni e comunicarsi. Chiaramente questo potremmo dire è una sorta di esercizio spirituale, perché ogni giorno io sono alla scuola del Vangelo, ogni giorno cerco la compagnia di Maria, ogni giorno soprattutto mi accosto a ricevere l'Eucaristia. Questo è un lavoro continuo che dura per un mese intero. Chiaro, alla fine di questo mese la sollecitazione che arriva è quello di cercare un atto di conversione, cioè trovare un cambiamento. Se vogliamo questo, a Barletta è vissuto in maniera molto forte, ma se andiamo in giro per l'Italia ci saranno tante altre città che vivono in maniera intensa il loro rapporto con Maria. Vogliamo conoscere queste pietre bellissime della tua città. Antonella, ci pensi tu? Lucia, sì, oltre a conoscere le pietre, vogliamo anche vedere da vicino quel quadro che state vedendo lì dietro, conoscerlo e capirlo proprio da vicino, e per farlo andiamo alla chiesa di Santa Maria Maggiore proprio a Barletta. La cattedrale di Santa Maria Maggiore è sicuramente un esempio di architettura romanica religiosa di XII secolo, infatti datata a questo periodo. La cattedrale appunto presenta tre portali, uno principale che è stato poi rimaneggiato, effettuato in età rinascimentale, e due laterali con esempi, con frigi architettonici e scultori molto interessanti di questo periodo. Ma adesso la bellezza di questa chiesa la possiamo contemplare al suo interno. Possiamo entrare adesso. Adesso siamo nell'interno della cattedrale di Santa Maria Maggiore, ci avviciniamo all'icona della Vergine dello Sterpeto per una descrizione, per capire la bellezza di questa effigie mariana. L'icona della Vergine dello Sterpeto è datata al XIII secolo.
Si tratta di una icona di una Vergine bruna, ricoperta da un maforion, ovvero un manto blu con una stella che raffigura appunto il Cristo, raffigura più che altro la strada verso il Cristo. Questa Vergine dello Sterpeto è rinvenuta nella contrada omonima di Barletta, è diventata patrona nel 1732, all'indomani di un evento catastrofico del terremoto che ha portato i cittadini barlettani a invocare il nome di Maria e ottenere grazia e incolumità da questo terremoto. Il culto della Vergine Maria in Barletta è irradicato sin dall'età paleocristiana. Nel corso dei recenti restauri della cattedrale, avvenuti negli anni 90, hanno riportato alla luce in tracce della basilica paleocristiana e di una chiesa altomedievale che adesso andremo a visitare. Si tratta appunto di un primo impianto della basilica paleocristiana di cui notiamo l'abside, e al di sopra di questa chiesa venne poi costruita nel X secolo la chiesa altomedievale dedicata proprio a Santa Maria d'Auxilio, quindi ancora una volta alla Vergine. È una cattedrale imperdibile, una tappa fondamentale in questo viaggio ed è anche un luogo da cui parte la Madonna dello Sterpeto. Cerchiamo di capire un po' di più che cosa è la storia della città legata alla storia di questo ritrovamento. Don Gaetano. Dicevamo che il DNA di Barletta è collegato al DNA di Maria, tant'è che molti scritti, sia antichi e sia più recenti, si dice sempre Barletta è città di Maria, o si mette poeticamente sulle labbra di Maria il dire che Barletta è città mia. E questo ogni barlettano lo sa, lo comprende, lo sente nel cuore. E dicevamo che la Vergine Maria dello Sterpeto, questa icona che si trova nel santuario in campagna, quindi un po' fuori dalla città, viene processionalmente il 1 maggio. Il santuario campestre sorge appunto in una zona chiamata dello Sterpeto, e lì la tradizione vuole che sia sorto un primo insediamento monastico. E a tal ragione questa Madonna veniva venerata appunto dai monaci lì presenti. Successivamente fu dimenticata questa icona e fu ritrovata negli sterpi. Ecco perché ecco il titolo Sterpeto, perché fu ritrovata tra gli sterpi. Ma in realtà il motivo per cui si chiama Sterpeto è ancora più profondo, perché questo titolo lo ritroviamo in tanti padri della Chiesa, perché lo Sterpeto fa riferimento al roveto ardente di cui leggiamo nel capitolo 3 dell'Esodo. Adesso, se prendessimo una Bibbia e andassimo a cercare il capitolo 3 dell'Esodo, troveremmo l'apparizione quando Mosè parla con Dio sull'Oreb, e sull'Oreb Dio parla attraverso un fuoco che sorge in un roveto che non si consuma. Allora i padri della Chiesa, tra cui San Giovanni Crisostomo per esempio, dicono: a tal modo è Maria. La sua verginità non è stata consumata dal Signore, ma anzi è stata conservata. Allo stesso modo, colei che è umana ha contenuto al suo interno il fuoco divino, ha contenuto al suo interno il Figlio di Dio, e nonostante questo lei è stata elevata. Ecco perché Maria è il roveto ardente. Maria è stata prefigurata da quel luogo dove Mosè ha ascoltato il nome di Dio. E infatti, quando andiamo ai piedi di Maria, cosa cerchiamo se non ascoltare la parola di Dio? E quando vediamo Maria, in realtà, negli occhi suoi, non vogliamo scorgere gli occhi del Figlio? E attraverso la luce che vediamo dalle sue pupille, non vogliamo vedere la luce di cui lei si è riempita guardando il Figlio suo? E difatti questo succede per i tanti pellegrini che si recano lì, ai piedi di quella immagine. I festeggiamenti sono lunghi. Tu hai detto iniziano al 1 maggio con questo trasporto, in un certo questo pellegrinaggio esattamente che viene fatto. Ma poi continuano, perché è festa grande anche dopo, a luglio. Sì, per tutto il mese di maggio, abbiamo già detto, si tratta di un pellegrinaggio continuo verso la cattedrale, per cui
in ogni momento della giornata tu, Lucia, potresti andare alla cattedrale e trovare bellissimo tanta gente che lì prega, partecipa alla messa, recita il rosario. Tra l'altro il prossimo 1° giugno il nostro arcivescovo ha desiderato che in questo anno giubilare il pellegrinaggio di ritorno sia un pellegrinaggio diocesano, per cui tutta la diocesi bellissimo accompagnerà la Vergine Maria nel santuario in campagna. Poi dicevi bene, perché gli altri festeggiamenti sono a luglio, nella seconda domenica di luglio l'icona della Madonna viene riportata in città e qui di nuovo c'è una grande processione insieme con San Ruggero, che è l'altro patrono, protettore, della città. Vogliamo vedere allora in quale altro tempio, nel vero senso della parola, e lo diciamo con tutto il rispetto per questa parola, se è possibile vivere la devozione mariana proprio a Barletta. Antonella, ci pensi di nuovo tu? Ci penso di nuovo io, certo, stamattina stiamo facendo un viaggio, Don Gaetano l'ha detto, Barletta è città mariana in tutto e per tutto, quindi altra tappa del nostro viaggio è Santa Maria di Nazareth proprio a Barletta. Ci troviamo nella zona absidale della chiesa di Santa Maria di Nazareth a Barletta, la nuova chiesa nazarena fondata nel XVI secolo dopo la distruzione della vecchia chiesa medievale. Barletta è una città che ha fortissimi legami con la Terra Santa per tutta la sua storia medievale e premoderna, che cominciano sostanzialmente con l'indizione della crociata avvenuta alla fine dell'XI secolo. L'antica chiesa nazarena, quella medievale, viene distrutta nel 1528 dalle truppe francesi di Renzo Daceri e la nuova chiesa nazarena viene edificata sul sito dove siamo attualmente, quella che vedete attorno, a partire dal 1569. I vescovi nazareni si insediano in questa struttura a partire dal 1575, quando viene terminata, e una diocesi, quella nazarena, che avrà anche un papa, Urbano VIII, Maffeo Barberini, che prima di essere eletto papa diventa arcivescovo di Nazareth. Il culto della Vergine a Barletta è un culto antichissimo. Questa chiesa, appunto, testimonianza del legame con Nazareth, è intitolata appunto alla Vergine Nazarena, di più, è un culto che connota tutta la storia anche civile della città di Barletta. Nel 1258, quando Manfredi conferma la fiera che era stata concessa da Federico II, dedicata proprio all'Assunta, lo fa prendendo atto che i barlettani erano da sempre devoti alla Vergine e sotto la protezione della Vergine si svolgeva l'attività economica e politica della città. Un culto che viene ribadito nel 1280 dal Consiglio dell'Universitas riunito per discutere di cose piuttosto complesse che erano avvenute in quel torno di tempo, quando appunto dicono prendiamo atto di tutta una serie di questioni e chiediamo, ribadiamo che Barletta splende tra le città vicine anche grazie al fatto che è sempre stata protetta dal manto protettivo della Vergine Maria. Barletta è diventata Civitas Mariae proprio perché anche le autorità civiche hanno voluto in un certo senso prendere atto di questo legame millenario tra la Madonna e la città di Barletta e lo hanno istituzionalizzato. È veramente un incanto questa città, città mariana, e fanno riflettere le parole dello storico dell'arte quando dice che le autorità civili nel passato, come in parte anche oggi, riconoscono una protezione. Oggi invece si mettono i puntini sulle i e si dice, si giura sulla Costituzione e non sul Vangelo o sulla Bibbia. Questo fa molto molto riflettere. Il legame accennato va approfondito, il legame tra questa terra, ponte tra Oriente e Occidente, l'abbiamo visto con San Nicola la settimana scorsa, si conferma la Puglia una terra di passaggio e di congiunzione, Don Gaetano. E infatti, perché se vogliamo è la terrazza dell'Italia che guarda verso Oriente e arrivando da Oriente i primi porti sono quelli pugliesi e Barletta era uno di questi.
per cui quando i pellegrini europei volevano andare in Terra Santa passavano da Barletta, tant'è che a questo motivo si giustifica la presenza di tanti ordini monastici, di ordini cavallereschi presenti sul territorio, e quello di Barletta era un porto molto importante. Ecco perché anche i vescovi latini, il vescovo di Gerusalemme e il vescovo di Nazareth, costruirono nella città di Barletta degli ospedali, che erano di fatti degli alberghi per i pellegrini, per ospitare coloro, soprattutto poveri, che volevano andare in pellegrinaggio in Terra Santa, nei luoghi santi. E lì c'era anche un ospedale con una chiesa che dipendeva dal vescovo di Nazareth. Quando cadde San Giovanni d'Acri, il vescovo di Nazareth trovò rifugio nei suoi possedimenti a Barletta, motivo per cui ci sono stati arcivescovi di Nazareth a Barletta fino al 1818. Tuttora il nostro vescovo diocesano mantiene il titolo di vescovo di Nazareth. Quindi questo titolo, il collegamento con il luogo dove è vissuta la Vergine Maria e dove Gesù ha imparato a lavorare e a vivere in famiglia, questo titolo noi lo conserviamo nel cuore. Don Gaetano, abbiamo visto delle immagini della festa che raduna folle immense, e non è soltanto la festa, perché così si ha qualcosa da fare la sera in questo periodo dell'anno, ma gente raccolta, gente in preghiera, gente che attende ore a volte il passaggio di questa icona. Queste immagini che cosa consegnano all'uomo d'oggi? Ci consegnano innanzitutto un rientrare in se stessi, perché quando guardi soprattutto un'icona, la sua trascendenza, il suo portarci al di là di quello che si vede, ci fa entrare paradossalmente nell'intimo del nostro cuore e capire veramente quello che vi abita. E quando incrociamo, diciamo, lo sguardo di Maria, non possiamo più mentire, non possiamo più prenderci in giro, come quando si sta di fronte ad una madre, quando si sta davanti ad una madre non possiamo dire le bugie, perché una madre già dal tono di voce capisce benissimo se sei stanco, se sei arrabbiato. Quando mia madre mi ascolta mi dice sempre ma sei stanco, non hai dormito bene, lei capisce subito. Lo stesso è quando siamo davanti alla Vergine Maria, lo sguardo di una madre sa capire, e noi ci sentiamo capiti anche davanti alla Vergine Maria. Questo è il più grande regalo che ci ha fatto il Signore Gesù. Lui, diventando uomo, ha capito benissimo che noi abbiamo bisogno di una madre. Per questo ci ha regalato la Vergine Maria, ha dato lei a tutti noi, perché ci voleva fare un regalo grande e ce l'ha fatto. Don Gaetano, diamo soltanto degli appuntamenti. Mese di maggio in una città mariana significa chiese aperte, significa lasciarsi guardare dal volto della Madonna dello Sterpeto a Barletta. Ma gli appuntamenti ancora più solenni, la festa, quella grande, quando c'è esattamente? Allora, innanzitutto diciamo, prossimo appuntamento il 1 giugno. Bene. Perché in serata ci sarà il grande pellegrinaggio di ritorno dell'icona al santuario. Quindi ore 19 avremo una grande concelebrazione in piazza, perché la cattedrale è troppo piccola per accogliere le 6-7 mila persone che immaginiamo che possano partecipare. E poi la seconda domenica di luglio. Quindi l'appuntamento a Barletta, che dal 2009 ufficialmente è Città di Maria, con delibera del Consiglio Comunale e con titolo concesso dall'Arcivescovo. E lo abbiamo gustato questo spettacolo, davvero grazie al nostro Don Gaetano Corvace, grazie ad Antonella che è una guida eccezionale, ormai terra di Puglia l'ha adottata. Grazie anche, lo dico prima, al nostro Fabio Bolzetta che questa mattina ci fa conoscere un altro incanto. Siamo sempre in Sardegna, arcipelago della Maddalena, ma vediamo dove ci porta. Buongiorno Fabio e grazie a Don Gaetano. Grazie.